presentazione breve, nel senso che non staremo tantissimo a parlare perché il workshop che faremo domenica mattina dura 3 ore e mezzo e se vi parlo un'ora di specchi e sedi poi vi dovrò ripetere la lezione domenica mattina. Faccio una breve presentazione di me per chi non mi conosce. Mi chiamo Ingrid Celi, sono di Bergamo, o meglio vivo a Bergamo, precisamente a Gorle, dove ho anche il mio studio. Mi occupo da 15 anni di equilibrio, sono energy trainer, principalmente sull'energia della persona, sulla parte energetica, ovvero su quello che è il nostro corpo magnetico. Aiuto le persone a ritrovare equilibrio o trovare un nuovo equilibrio quando questo equilibrio viene perso per qualsiasi motivo, una separazione, una fase di cambiamento, una difficoltà lavorativa, problemi nelle relazioni e così via. Lavorando sul nostro campo elettromagnetico, noi possiamo sciogliere appunto il campo che ci fa fare sempre lo stesso tipo di situazioni. Quanti di noi è successo di vivere la stessa dinamica? Cambiano i personaggi, ma la dinamica è sempre lo stesso, sempre la stessa. Questo succede perché noi abbiamo in qualche modo registrato sulle fibre di questo reticolo, questa sorta di corpo energetico che avvolge il nostro corpo fisico, abbiamo registrato dei traumi. A volte ci ricordiamo, a volte no. E questi traumi, se non sono stati elaborati, se non sono stati sciolti, continuano a emanare un'energia dell'universo. E l'universo, essendo neutrale, ci manda lo stesso tipo di perché non ha giudizio, ce la manda e noi continuiamo a vivere o il tradimento oppure, non so, in tanti ambiti finché non proprio su questo. Infatti sono si chiama EMF Balancing Technique, che non è una tecnica, non la conosce mai, che agitamente sciogliendo questi blocchi. Sono oltre che operatrice chimese di questa tecnica che lavoro sulle persone mi ha dato le più grandi soddisfazioni, proprio a livello di risultati. Io, come dicevo, da buona bilancia con questi pianeti in Vergine, voglio vedere i risultati. E tanti anni fa sono rimasta e mi succedono spesso delle cose forti in questo giorno e oggi sono contenta di essere qui con voi. La relazione con il mio primo marito e poi anche di mollare il lavoro, ho avuto bisogno di qualcosa che mi aiutasse a sostenere questo cambiamento che è arrivato un po' tutto assieme, un po' come una valanga. E sulla mia strada ho incontrato questa tecnica che mi ha talmente fatto vedere cose incredibili che io dicevo, com'è possibile, voglio andare a vedere. Dunque mi sono fatta il corso e questo è diventato poi uno dei miei strumenti, anzi lo strumento più forte che utilizzo insieme a Laura Soma, di cui parliamo. Una breve introduzione su di me, insegno e in pratica non solo in Italia, in tutta Italia, perché lavoro a Vicenza, ho insegnato all'estero, alle Hawaii, ho un corso di lingua inglese, anche alle Isole Canarie, per cui mi piace, amo viaggiare, però sono italiana e mi piace aiutare le persone in Italia se è possibile, se amo l'estero. Quello che è questo corso. Specchi e seni. Gli specchi e seni sono qualcosa che ho incontrato sul mio percorso di studio ben 13 anni fa. Ho fatto un corso con la mia maestra di allora e ovviamente non era sviluppato in questo modo, era una cosa un po' diversa, io ho fatto una cosa un pochino più rapida meglio, ero affamata di studio, per cui ero periodo in cui stavo studiando e stavo vivendo delle esperienze molto forti, più che ho messo questa cosa un pochino da parte. E qualche mi ha chiesto
chiesto, ma allora quando è che fai il corso di specchi e segni? Gli dico, guarda, lo sto preparando. Non era vero, però dentro me ha detto, ma come fa a sapere che io ho studiato gli specchi e segni? Vabbè, allora ho ripreso in mano i miei appunti per rileggere. Sono accorta di quanto io avevo fatti me senza studiarli, perché il lavoro che faremo domani, domenica, scusate, non sarà qualcosa per cui voi dovete poi andare a casa a studiare. Sarà qualcosa che imparerete, perché è abbastanza, sono piuttosto semplici, magari potrete rileggere gli appunti una volta o due, ma vi rimarrà dentro questi schemi, perché non è solo uno, questi schemi che vi aiuteranno a capire come le emozioni, a provare persone, situazioni anche non solo negative ma anche positive, vi fanno vedere qualcosa, a volte cose positive che noi definiamo negative, ma che possiamo comunque sempre trasformare. L'unico aspetto che ho capito è quello sul quale passeremo più tempo, perché poi nelle varie classi che ho fatto mi sono resa conto che non era solo un problema mio, che è lo specchio numero 2, quello sul giudizio. Per cui questo specchio non l'avevo per niente capito. Allora mi sono messa lì, mi sono riletta gli appunti, ho cercato informazioni. Gli specchi e segni sono stati portati da Greg Braden, che è questo scienziato studioso americano che io ho avuto la fortuna di conoscere, che per primo ha portato la conoscenza di nient'altro che una comunità vissuta ai tempi di Gesù Cristo, per cui intorno agli anni 2000, un po' prima, un po' dopo, vicino a Gerusalemme. Era una comunità che viveva separata dal resto, aveva delle sue regole, aveva delle sue modalità di vita, per esempio il matrimonio non era contemplato tra di loro, non avevano sicuramente una forma di vita e non c'era il denaro. E essendo diciamo un pochino particolare, sembra che Gesù Cristo sia stato appunto uno degli esseni, avevano delle enormi conoscenze esoteriche, energetiche. Queste conoscenze sono state ritrovate nel 1948 nei famosi rotoli del Mar Morto, a Cuba, molto forte proprio dal punto di vista energetico, ci sono queste enormi montagne, queste cavità che si vedono, e questo pastore nel cercare una fetta scomparsa si mise a togliere delle pietre da una cavità e dentro scoprì queste anfore sbrillate, dentro c'erano questi rotoli e dentro questi rotoli poi hanno tradotto tante informazioni, penso che li stiano ancora studiando, ok? Gli specchi se ne arrivano da questi rotoli, da questa conoscenza antichissima, che in verità è anche molto moderna, per cui è una sorta di antica psicologia, dico così, perché si va a lavorare molto a livello e avendo poi delle reazioni anche emozionali, per cui mi è capitato ai corsi che ho già fatto, sono un anno e mezzo che le faccio circa, avere proprio anche persone che si illuminasse la comprensione di quel conflitto, tipo col partner, per cui litigare, e improvvisamente hanno capito cosa era successo, cosa c'era dietro quello specchio, perché vi faccio un esempio, la maggior parte delle persone pensa che quando vediamo una persona, per esempio arrabbiata, siamo in macchina tranquilli, vediamo un pazzo che gira con la macchina, che ci viene quasi addosso e che emana rabbia, e noi pensiamo, lo specchio è magari che anch'io sono arrabbiata, ma non è detto che sia questo, quello è solo il primo del 6, poi in verità ce ne sono anche altri, ma i principali sono 7 e ce ne sono altri che potrebbero rispecchiare qualcosa, per cui non ci fermeremo, questo lo faremo in un workshop per chi vorrà essere presente, sulla superficie della rabbia, ma andremo più in profondità in modo da capire cosa c'è sotto, ok? Una mia cliente che ha fatto questo scorso mi ha mandato un messaggio circa un mesetto dopo, era dicembre, scrivendomi più o meno queste parole, forse le ho anche trascritte nella adesso vedrò se le ho trascritte nella discussione su Facebook, più o meno le parole erano queste: mentre stavo sbraitando col mio compagno per la solita questione che mi fa andare in bestia ogni volta, improvvisamente mi sono fermata e ho capito che magari per lui non era la stessa cosa quella che io provavo. Il capire cosa poteva esserci dietro,
E lo smettere di starci male è stato un tutt'uno. Non ho mai provato una guarigione tanto repentina. Ti ringrazio, ho smesso immediatamente di starci male, ora vedo la situazione, la comprendo, ma non mi fa più soffrire. Okay? E questa è una cosa che è successa anche a me, proprio nel periodo in cui ho ripreso in mano questo specchi, nel vedere vivere una mia situazione personale che mi faceva ferire, che mi feriva e che veniva dalla mia famiglia di origine, per cui quelle cose che si ripetono dai miei nonni, tutti e due, a mio papà, ai miei fratelli, a me, ho detto, adesso mi studio questo specchio e guardo cosa mi fa vedere di me. E lì è stato illuminante, veramente, proprio una cosa che tu dici, ma era così semplice, ma non, però se qualcuno non te lo spiega non ci arrivi, a volte veramente abbiamo l'aiuto. C'è chi dice che in questo percorso di evoluzione bisogna arrangiarsi un po' da soli. Sì, certo, bisogna studiare perché quando studiamo siamo da soli, ma io sono dell'idea che se c'è qualcuno che mi aiuta, e io sono una di quelle che si fa aiutare appena possibile, andiamo più veloci. Come vedete io cerco di parlare lentamente, ma sono abbastanza rapida, ho fretta di crescere, di evolvere, di stare bene, perché quando capisci impari che puoi stare meglio e puoi stare bene, puoi stare benissimo, non accetti più di stare male, ok? E fai di tutto per trovare modi, lavorando su di te, per stare bene e emanare quel benessere. Poi questo è una cosa che si emana e diventa un po' un patrimonio di tutti, ok? Domande? Qualcuno ha qualche domanda da fare? Gli specchi funzionano a 360 gradi, cioè su qualsiasi tematica della vita. Qualsiasi tematica che ci muove un'emozione, qualsiasi tematica che ci muove un'emozione, per cui partiremo comunque al lavoro mentale, sì, ma noi partiremo dalle emozioni, ok? Per cui vi farò fare degli esercizi molto semplici per chi sarà presente, dove vi farò delle domande che ovviamente non vi anticipo perché sennò ve le preparate, in modo che vi farò vedere proprio come funziona, facendo proprio dei casi sulle persone che vorranno essere presenti, condividere, se vorranno condividere, se no possono anche tenerlo per sé, ecco, non è obbligatorio la condivisione. Però in genere quando io creo gruppi, ho lavorato con, creo gruppi dal 2005, per cui ho lavorato con fino a gruppi di 40 persone, si crea un'energia. Le persone che ci sono questa sera sono esattamente le persone che devono esserci, ok? Domenica ci saranno altre persone, magari anche qualcuno di voi, ok? Perché? Perché questo è un lavoro che comunque ha una base spirituale e vengono le persone che sono pronte per fare questo cambiamento spirituale che poi coinvolge l'energia, il corpo, il mentale, l'emozionale, ok? Domande? Poi posso entrare più nel caso pratico, se è una cosa che si può lavorare anche a livello emozionale. Il mio problema grosso in questo momento è economico, però ho indagato un po' sia esplorando, facendo anche letture, perché io faccio le carte, le faccio anche per me, e sembrerebbe che sia una situazione barra karmica, barra familiare, barra qualcosa che si ripete da sempre. La chiave è la ruota della fortuna, non so se ti impegni Ok, anche un po' di sì, tarocchi, faccio tarocchi anche. che tra l'altro è uno dei miei numeri di nascita, il numero 10. Quindi mi sono fatta fare anche una lettura da una ragazza, quella video che fanno, no, sai, Sì, estrarre le sì. carte, e voleva fare una festa per la pagina, allora ho detto dai, proviamo. Tac, tac, domanda del passato, carta del passato, la ruota della fortuna mi fa. Ma è una cosa che ti è già capitata in passato, ci ritorni, bla bla. Io ovviamente non ho approfondito il video, però poi gli ho spiegato, sì, non è una cosa di adesso, ma non, neanche che mi è successa una volta in precedenza. Cioè, da quando sono nata che si ripete questa situazione. Si può capire una Ok, cosa del genere con gli secondo me specchi? sì, si può capire, si può lavorare su questa cosa. Adesso sto pensando, però mi dai anche l'aggancio per dire un'altra cosa. Il concetto di abbondanza economica, prima abbiamo parlato per le persone che erano già qui di convergenza armonica, un particolare allineamento planetario che c'è stato nel 1987 agosto, che ha dato il via al cambiamento che noi stiamo vivendo. Noi siamo all'inizio di una nuova era. L'era è iniziata il 21 dicembre 2012. Un'era dura 25.920 anni.
concetti della nuova era che è andato a cambiare il concetto dell'abbondanza, ok? Allora, l'abbondanza, una volta l'abbondanza cos'era? Avere in banca un sacco di soldi, in modo che quando arrivava un'emergenza la persona aveva i soldi per, non so, sostituire la caldaia, riparare l'automobile, oppure cambiare la casa, eccetera, eccetera. Oggi il concetto di abbondanza, oggi che siamo in questa fase evolutiva, vi ho spiegato la storia del cellulare, ok? L'abbondanza è avere tutto quello che ci serve ogni giorno per fare quello che vogliamo. E ci sono tante cose a cui tu devi rinunciare, a cui tu rinunci, è una domanda. Il 90%, cioè io ho due o tre cose che ho detto, a quelle non rinuncio, però a tutto il resto sì. Di anche le altre, non rinuncio anche le altre. Dai l'intento, qui secondo me devi lavorare sull'intento. Cioè? Allora tu dici, ci sono due o tre cose a cui non rinuncio, e quelle, per quelle ci trovi i soldi. Trova i soldi anche per il resto, nel senso, no, non rinunciare anche ad altri. In questo momento non ce li ho proprio, mi danno una mano, ho detto alle persone che mi stanno aiutando, cioè la mia famiglia, che io a quelle cose non voglio rinunciare, anche se mi ha detto taglia, ho tagliato tutto quello che pensavo che non fosse indispensabile, corsi compresi, anche se io vorrei fare molto di più. Sto cercando di mettere da parte per conto mio, per qualcosa che magari sento che mi serve per fare uno step, e tutto il resto l'ho tagliato. Però magari la mia famiglia vorrebbe che tagliasse anche cose che io reputo che per me sono importanti. Un po' la tua famiglia. Mia mamma e mio papà. Soprattutto mia mamma, perché mio papà c'è solo a livello papà, basta, non ha mai contribuito a livello... No. Ci sarebbe qualcosa... Sì, sicuramente ci sono delle dinamiche. Esatto. Sì. E poi è una cosa anche familiare questa problematica dei soldi, perché io ho indagato anche a livello familiare, cioè non è che non c'è mai stato nessuno nella famiglia che ha avuto, che è stato nell'abbondanza, cioè adesso sto parlando con il nonno, cioè diciamo, indagando nella linea, non c'è nessuno che è mai stato ricco, tranne... Ok, allora qui lavorerei invece con un'altra cosa, lavorerei prima col balancing per togliere i blocchi, poi quello di teta per andare a vedere. Però la prima cosa col balancing, con il balancing, la tecnica che ho trovato sul volantino, vai a togliere i blocchi inconsci. Qui c'è qualcosa sicuramente di karmico. Sì, bisognerebbe vedere anche la tua mappa astrale, cos'è in seconda casa. Nettuno. Sì, è tosto. È tosto. Io sono Saturno retrogrado in sesta casa. Ah. Sì. Che fa una costellazione astrologica. Non so se sai cos'è una costellazione astrologica, forse non sei ancora arrivata a quel punto. La costellazione astrologica praticamente è un punto della mappa del cielo che hanno tutti in famiglia. Ah, ok. Ognuno nella famiglia ha qualcosa. Nel mio caso, mio papà ha il sole, mia mamma l'ascendente, mio fratello la luna, io ho Saturno, e anche altre persone della famiglia indagato hanno qualcosa nel giro di 4-5 gradi, proprio come se fosse una costellazione familiare, però di pianeti, che si agganciano fra di loro. E questa cosa si chiama... Si chiama ma non è karmica, perché si parla, cioè poi si può andare a vedere anche indietro, io poi ho Saturno retrogrado, quindi per me è karmico, ma è proprio una cosa di sinastrie. Sì, e si può lavorare con lo specchio, però secondo me è più una cosa energetica. Sì. Okay. Una cosa energetica. Va bene, chiudiamo la parentesi. Grazie tanto, per la domanda. Bella. Sempre bello avere delle domande un po' alternative, così si può anche un po'... Sì, per capire come funziona. Sì. Lo specchio ci aiuta a capire qualcosa di noi, a livello proprio, perché qualche cosa ci muove delle emozioni. Questo è in realtà un tema un pochino diverso, ok? Un tema più differente, dove secondo me con gli specchi forse non è proprio lo strumento. È più magari sulle relazioni, cioè incontro una persona, mi dà una sensazione di vado a capire perché. Sì. Invece questo è un tema della vita, ok? Però grazie per aver condiviso con noi. Qualche altra domanda? Una domanda nuova, però ecco, mi sarebbe piaciuto venire domenica, ma te l'ho detto, non riesco perché ho un altro corso. Però è un po' che sono dietro a queste sette
decine di date. Poi la cosa bella è che finisco qua e devo andare a Castiglione, perché ho l'altra data a Castiglione, combinazione, sì. Quindi devo volare. Sì. Però vabbè. Poi mi farei sapere magari quando farei la prossima, che sì, così. Sì, sì, te la faccio sapere. Qualcuno vuole chiedere ancora qualcosa? Magari anche di altri termini. Ah, sì. Allora, sì, allora, il lavoro che ho fatto, questa è proprio una cosa mia, ho abbinato le bottigliette dell'Aura Soma, che sono queste bottigliette con questi oli colorati, magari non tutte le conoscono, però anche questa sul volantino c'è scritto qualcosa, con gli specchi Essini. La prima bottiglietta è il Cristo, è il punto visto che ed è il numero 55. E che è il 5 è proprio il numero del cambiamento, per cui è il numero maestro del cambiamento, per cui partiamo da questa bottiglietta. Poi io ho abbinato ogni bottiglietta a uno degli specchi, per cui lo specchio del giudizio, lo specchio della notte buia dell'anima, vedete questa tanto scura, lo specchio della perfezione, lo specchio della dipendenza, quello dei genitori e così via. Okay? Vedremo come per esempio anche un colpo di fulmine, come potremmo avere, è uno specchio, può essere uno specchio, magari non è proprio vero amore, pensavo che fosse amore, invece era uno specchio Essene. E quando capiamo che questa cosa è uno specchio e non è un amore, o facciamo così o poi diciamo accidenti, dipende di che situazione siamo. Però è incredibile vedere come si trovano veramente tante spiegazioni su di sé, anche di cose che magari ci sono già successe e dici, caspita, pensa quella volta, pensavo che... Perché se fosse stato amore sarebbe magari durato, invece era un colpo di fulmine, no, perché era qualcosa che ci faceva vedere di noi. Per cui non analizzeremo solo, come dicevo prima, le emozioni, diciamo così, negative, ma anche quelle che ci suscitano gioia. Anche perché abbiamo tante cose di noi di cui magari non siamo consapevoli, gli specchi ci fanno vedere, per dire, caspita, però pensavo di essere una mezza calzetta, invece no, però guarda quante belle cose che ho. Quindi la 67 l'hai connessa? La 67 l'ho connessa alla perfezione, sì, perché questo colore che è il magenta, magenta, io sì. Sono anche esperta di colori. È il mio colore preferito. Dal punto di vista energetico si trova fuori dallo spettro. Infrarossi, ultravioletti e il magenta è fuori, ok? Ed è collegato a livello energetico a quello che è il centro alto, il punto energetico che ci collega all'energia dell'universo. E questa bottiglietta si chiama Amore Divino e dunque ci parla proprio della perfezione, ok? O di come noi intendiamo Dio. E l'ho abbinata a questa perché secondo me questa è proprio... chiama questa bottiglietta e tendenzialmente, guardando il colore della sua maglietta, tendenzialmente un perfezionista, tendenzialmente una persona che è anche molto delle sincronicità, per cui sì. Sono quelle persone che pensano a una persona che non vede da 20 anni, la incontrano fuori, vorrebbero, che ne so, mangiare un gelato a nocciola, e dentro il cliente gli dice guarda, ti ho portato un gelato alla nocciola. Queste cose, ecco, queste sono le famose sincronicità, che sono anche di più. E sono persone che tendono però ad andare nell'aspetto ombra, un pochino troppo nel mentale. Sì. Luna in acquario. Brava. Ok. Sì. Esattamente, il loro mondo sì. Particolare. Sì. E per cui ho abbinato ogni bottiglietta, ci accompagnerà in uno specchio in modo da unire due cose differenti. Ma si usano o sono solo? Sì, queste sono bottigliette che poi se la persona desidera si possono acquistare. Adesso li vedete. E si spruzzano? No, no, allora adesso io non le attivo perché queste sono tutte nuove. Si agitano, si mescolano le due parti, la parte sopra un olio, la parte sotto una soluzione acquosa, anche queste monocolori, tipo questa, vedi, olio e acqua. All'interno ci sono erbe e piante curative, variamente mescolate, e anche l'energia delle pietre, ok? Per cui la bottiglietta viene presa dalla persona, viene presa con la mano sinistra, adesso io non l'agito, però viene agitata, agitandola la mano sinistra, la mano del cuore, la bottiglietta viene attivata e inizia a convibrare con l'energia della persona. Poi ogni bottiglietta viene applicata in punti specifici, per cui non so, ci sarà questa qui, per esempio, può essere applicata in tutto il corpo. Questa color oro viene applicata nella zona dell'ombelico, davanti e dietro, per cui lavora anche sulle ansie, sulle paure. Questa simile anche lei, questa lavora più sul secondo chakra, questa è la bottiglietta che ci aiuta a superare i traumi e le dipendenze, dunque l'abbiamo legata alla, nuovo scritto,
la dipendenza. E poi, vabbè, uno di questi due specchi è la dipendenza, questa qua, ok? E così via. Questo lavora sulla gola e sul cuore. Questo lavora sul collo, sulla nuca, sulla testa. Vedete così scura, molto. Questo lavora sul primo chakra, questa è una bottiglietta, per esempio, che si può mettere solo al mattino, perché se lo mettiamo di sera non dormiamo. Dà una botta di energia, sì. E così via. Poi le porterò comunque in domenica. Va bene per quello che lavora di notte. C'è la casa, ma non è per quello che lavora di notte. Sì, no. Sì, sì, sì. Questa è una bottiglietta che sarebbe da mettere di sera. Io personalmente tanti anni fa l'ho provata. Per me era troppo forte. Si mette qua dietro, tra le altre cose, sull'attaccatura dei capelli. Per cui io, quando se una persona la prende, consiglio magari di provare se è meglio il mattino o la sera, perché nonostante sia una bottiglietta con dei colori scuri che dovrebbero facilitare il riposo e il sonno, a me mi aveva dato un iper. È presente quando il cervello inizia a camminare da solo e dice no, silenzio, silenzio, ecco, una cosa del genere. È come la fluorite, che tanti la usano per la cristalloterapia, a me è stato detto no, perché è una pietra che lavora sulla mente. La mia scuola di cristalloterapia non la usa, solo per meditazione. Sì. Poi ognuno di noi ha poi una vibrazione particolare, per cui le cose si provano, si testano, anche perché io sono diversa da te, eccetera, eccetera, per cui ogni cosa ha un'indicazione generale, poi dopo la persona deve sentire, ok? Per cui quello che è importante poi è anche proprio il proprio sentire. Ma la 67 sarebbe più la più completa di tutte, che era il più del tutto delle altre. La 67, allora, sì, diciamo che potremmo definirla così, anche perché si chiama amore divino, per cui ha un nome un po' particolare, sì. E poi viene spalmato su tutto il corpo, sì. Potremmo definirla così, sì. Però non chiude tutto, perché no, sennò ce ne sono altre 50. Sono altre 100 e passa. 100 e passa. Sì. Quante sono adesso? 117. Sì. Domande? No, non siete obbligati a farmi domande. L'unica cosa che, come dicevo, il corso dura 3 ore e mezza, non posso raccontarvi un'ora di specchi e semi, se no poi togliamo spazio al corso. Penso di avervi detto le cose principali. Ecco, quello che secondo me è importante è capire che è un lavoro per sé, che poi uno non deve andare a casa a studiare, a parte il fatto che io vi darò una dispensa, ok? Dove ho scritto comunque le cose principali, per cui se uno vuole non deve neanche prendere appunti, ma quello che è importante è sapere che è qualcosa che poi vi rimane dentro e vi aiuterà ad analizzare ogni dinamica della vostra vita, che deve essere analizzata, con un'altra prospettiva, un'altra visione e anche con un pochino più di compassione verso se stessi, perché io ho notato che tante volte chi lavora su di sé è molto, a volte, troppo cattivo su se stesso, troppo critico e giudicante. Ok, allora questo è un lavoro che aiuta a essere anche un pochino compassionevoli, perché siamo tanto bravi a essere compassionevoli col gattino, col cucciolo, col vicino, col bambino, e poi magari con noi siamo crudeli, ecco. Questo poi lo vediamo nell'ultimo specchio, quello della perfezione, e alla fine abbiamo tanto anche noi, anche se non ci sembra. Comunque è un lavoro che secondo me agisce tanto anche sull'autostima, che è la base, l'autostima è la base per stare bene. Una persona quando deve stare bene, la prima cosa è lavorare sul senso di sé, sul valore di sé. Sì, perché se stai bene, se festa bene anche gli altri. Esattamente. Ovviamente sì. Se hai delle cose personali e mani altre cose. Esatto, la cosa principale è darsi quel valore che spesso non ci è stato dato in famiglia, perché sapete, io sono un'esperta di dinamiche familiari. La famiglia è il nostro più grande tranello o tesoro. Possiamo trovare Jodorowsky, che è uno dei miei maestri, diceva il nostro più grande tranello o tesoro, dipende come noi lo trasformiamo. Bene. Viviana, secondo te è abbastanza chiaro? Direi che possiamo essere
oltremodo soddisfatti. Io stessi ti starei ad ascoltare per ore. Allora così mi date la miccia, vado avanti a parlare per ore. Ma perché tu ogni tanto ti fermi, perché poi sai che vai avanti per ore. Sì, una domanda sui colori, allora, è abbastanza specifica, però una curiosità che nessuno mi ha mai tolto. Io ho iniziato a lavorare con Laura Soma tanti anni fa, non studiandola, ma proprio sperimentandola su di me. Era il 2003, 2004, non mi ricordo. E la prima volta ho detto, va bene, proviamo la bottiglia, vediamo. Io poi avevo appena avuto un problema grosso di salute e quindi la lettura basava anche su questa cosa, e mi aveva dato la bottiglia che secondo me, da terapista, era quella che proprio mi aiutava a livello fisico. Poi mi dice, adesso la bottiglia è arrivata, vieni a prenderla, e mi dà sta bottiglia che mi sembra che fosse Ansel, se non mi ricordo male. La parte sotto era grigia, invece di avere il turchese come doveva essere, era scomparso completamente il colore. E lei mi dice, usala lo stesso perché sicuramente c'è un messaggio per te. E poi ne ho parlato anche con il mio naturopata, che appunto anche lui usava la rossa, insomma, è rimasto a bocca aperta, non mi ha saputo dare una risposta, perché gli ho chiesto secondo te cosa voleva dire. Le bottigliette sono umide, le bottigliette cambiano colori, ok? Però è strano che una bottiglietta cambi colore prima che la persona la prenda. Perché bottigliette, queste qui sono i colori originali, devono essere così. Se c'è una bottiglietta nel mio set che cambia colore, adesso vi racconto questa storia tra un attimo, io la tolgo dal set, la uso io. Quando io ho comprato Laura Soma, la prima volta che ho fatto il corso, ho finito il corso, ancora una mia, tanti anni fa, ho staccato l'assegnone e me ne sono portata a casa tutte. Poi l'ho messa in una sorta di espositore a casa mia, ho fatto una bella foto. Ed era quel periodo di cambiamento grosso che vi stavo dicendo, per cui è durato mesi, ok? Dopo un giorno, ovviamente non le conoscevo ancora a memoria perché avevo fatto appena il primo corso. Poi a un certo punto un giorno le guardo, le controllo e dico, ma caspita, qui manca rosa. Anche qui manca rosa. Anche qui manca rosa. C'erano 6 o 7 bottigliette qui, dove il rosa era sparito, era diventato trasparente. E io ho detto, questo espositore però si trovava in una posizione dove al mattino arrivava il sole. Però ho detto, arriva la mattina all'alba, poi va via, gira, perché non c'erano le finestre in quella stanza. Era un momento in cui ho bisogno di cura, io mi avevo bisogno di curare me stessa, e il rosa è il colore del prendersi cura. Che c'hai addosso, tra l'altro, in questo momento. Che ho addosso, esatto. Però questo è solo ragionamento che ho fatto dopo. Al momento ho pensato, probabilmente le ho comprate, erano già scolorite, me le date scolorite, ma che strano. Dopo qualche mese ho trovato la foto che avevo fatto appena sei andata a casa e i colori c'erano. Quel rosa me lo sono presa io, ne avevo bisogno io, perché era una fase difficile della mia vita dove avevo bisogno di essere di qualcuno che si prendesse cura di me, e non c'era nessuno in verità in quel momento perché ero sola. Le bottigliette l'hanno fatto, ok? Però le bottigliette erano mie già da ormai da adesso non so in quanti giorni o settimane, ha cambiato il colore. È strano che la bottiglietta ti sia arrivata già scolorita. Sì, sì, poi non era trasparente, era proprio grigia, come se il colore fosse stato completamente assorbito. Cioè la tua bottiglietta a livello cromatico ha fatto l'effetto di esporre un quarzo rosa alla piena luce del sole, che perde il colore. Sì. Poi va bene, adatto a te, perché le bottigliette sono vive, esatto. E quindi ti hanno curato. Sì, perché non hanno perso tutti i rosa, solo alcune, se no perdiamo tutti i rosa, solo alcune, e sotto, quelle che avevano il rosa sotto. Ok, quindi la parte alcune interna. Non tutte, ok? Perché poi dopo sono andata a studiarmi e mi dice, ma fammi capire. I miei 4 pianeti in vergine, che ancora non sapevo, hanno iniziato a analizzare, a scandalizzare, ok? Per cui è strano, e comunque è perché la bottiglietta è libera, le bottigliette sono libere perché possono cambiare colore, ok? È strano che ti sia arrivata così direttamente, avrebbe dovuto, secondo me, darti... Perché ha detto che erano tutte, cioè gli arrivavano un po' per volta, lei ha aperto la scatola e c'era sta bottiglia e ha deciso di darmela comunque perché secondo lei c'è un messaggio per me. Ok. Però mi è capitata una cosa del genere, anche altri terapisti Europa con cui ho parlato, no, nessuno mi ha capitato. A me quando capita che mi arrivano le bottigliette che le ordino, e mi è capitato qualche volta che mi arrivassero scolorite o con dei colori strani, telefono e dico, guarda che me gliela faccio vedere, cioè la vedi subito, non la uso neanche, io ne ho lì già quattro, mi sono arrivate con dei colori brutti, diciamo così, non adeguati, perché la bottiglietta quando ti arriva nuova deve essere esatto, o fa parte del set, assorbito
qualcosa di qualcuno prima di spedirli? Assolutamente sì. Ma sarà come il vino, quando lo porti dalla Sicilia, lo quindi là è buonissimo, quando lo porti qua perde la gradazione. Comunque per una questione mia io non ne... Sì. Quindi avrebbe dovuto cambiarla la persona. Se le è arrivato così io avrei chiamato direttamente i fabbri, non la sarei fatta cambiare. Certo. E io all'epoca non sapevo niente, poi alla fine la bottiglia però è stata completamente... Però se ti è capitata quella bottiglietta ha comunque un senso, se non ti sarebbe capitato. Dunque alla fine è tutto va bene così. Certo. Ok. Sì, poi vedo il turchese un colore così particolare. Infatti adesso c'è quella bene. Turchese. Allora ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica, signori, chi vuole venire. Iniziamo alle 9:30 e... Che dire, portate magari solo una video se volete prendere qualche appunto, io vi darò un'estensina. E basta. Tutto qua. E ricordo che domani c'è ancora tempo per l'iscrizione. Esatto, sì. Poi le persone sai che si iscrivono all'ultimo momento. È sempre così. Okay. Grazie a tutti, signora. Buona serata. Grazie.